Amici sportivi, buonasera e bentrovati all'appuntamento domenicale con lo sport su Telemax, quello tradizionale ormai al quinto anno consecutivo con il Gol, che vi propone come sempre risultati, classifiche e anticipazioni varie sulla giornata calcistica nei campionati dilettantistici di calcio abruzzesi. Prima di parlarvi della scaletta vado a presentare gli ospiti di questa trasmissione. Sono due ospiti in rappresentanza del Casoli, formazione che sta brillantemente disputando il proprio campionato d'eccellenza. Oggi è quinta solitaria in classifica e c'è con noi il co-presidente Franco Capuzzi, accompagnato dal portiere Edoardo Del Peschio. Infine, come sempre, il nostro amico Stefano De Cristofaro, direttore di Calcio Abruzzo e Volley. In scaletta, come sempre, servizi vari che riguardano quest'oggi Lanciano Anagni, Casoli, Alba Adriatica e Francavilla Ripa Teatina. Avevamo da proporvi anche un servizio sulla Tessa Penne, ma come poi apprenderemo l'incontro è stato rinviato per impraticabilità di campo. Adesso noi ci fermiamo per qualche consiglio dagli sponsor e poi torneremo con il CND. Bene, torniamo in diretta con il Gol. 0872 44 744, il numero telefonico per formulare delle domande ai nostri ospiti. Ma intanto partiamo con il campionato nazionale dilettanti girone D, dodicesima giornata di ritorno. Questi risultati: Forlì San Marino 1-0, Monturanese Sant'Egidiese 2-1, Mosciano Imolese 1-1, Pavullese Tolentino 0-0, Riccione Lucrezia 0-0, San Benedettese Russi 1-1, San Lazzaro Novaiesi 1-1, Senigallia Castelfranco 0-0 e Urbania Sant'Arcangiolese 2-0. Vediamo la nuova classifica che vede al comando il Tolentino, ex formazione di mister Castori, con 51 punti, Imolese e Forlì 50, San Benedettese e Monturanese 43 punti, San Lazzaro 42, San Marino e Castelfranco 41, Vigor Senigallia 40, Urbania 38, Sant'Arcangiolese, Russi e Riccione 36, Novaiesi 33, Pavullese 30, Sant'Egidiese 29, Mosciano 28, chiude il Lucrezia con 17 punti. Bene, con Stefano De Cristofaro andiamo ad analizzare piuttosto brevemente l'andamento di questo girone, molto equilibrato se si considerano anche i punti delle formazioni di vetta del girone D, se la si confronta con quelli del girone G dove gioca il Lanciano. C'è un continuo tourbillon in testa alla classifica. Questa settimana conduce il Tolentino, fresca retrocessa dalla C2, quindi formazione che vuole tornare al più presto in C2. Ma ci soffermiamo come sempre per le note dolenti a parlare delle due formazioni abruzzesi che come sempre non ci stanno regalando grandi soddisfazioni quest'anno. Né il Mosciano, dopo un avvio piuttosto positivo nel girone di andata, c'è stato il crollo del ritorno, così come anche la Sant'Egidiese. Sì, bisogna anche dire che forse quella di oggi non era certo la giornata più indicata per queste due squadre, alla luce dei problemi che stanno dimostrando di avere queste due formazioni abruzzesi per poter far punti, perché il calendario in questo senso non era, non gli ha dato certo una mano mettendoli di fronte alla prima e alla terza forza del girone. Parlavi di equilibrio, in effetti che sia un campionato equilibrato, al di là dei raffronti con il girone G nel quale milita il Lanciano, vanno fatti anche sulla scorta dei risultati odierni, perché è vero che il Mosciano ha perso di misura e quindi ci poteva stare, considerando contro la squadra contro cui giocava Forlì, se non sbaglio, e quindi il Mosciano, la Sant'Egidiese, giocava a Monturano e quindi comunque una squadra che la precedeva in classifica, per cui era una trasferta difficile. Bisogna dire che il Mosciano, che era opposta alla vice capolista del girone, ha un po' fatto quello che è riuscito alla Pavullese, che ha bloccato proprio la capolista Camerino sullo 0-0. Quindi è un campionato equilibrato nel quale, diciamo, le prime possono perdere, come hanno dimostrato, e lo dimostra anche la quota promozione, che è molto più bassa rispetto agli altri gironi, possono fare risultato contro le primissime della classe, le ultime. Purtroppo, ecco, quello che potrebbe essere un ottimo risultato, come un pareggio contro la vice capolista del Mosciano, non le serve a poco o niente, proprio alla luce, diciamo, di quella che è la sua attuale situazione di classifica. Purtroppo adesso mancano 5 giornate alla fine, ci sarà questa sosta. L'unico augurio che si può fare a queste due squadre è che la sosta pasquale, per quello poi che può servire, perché poi vale pure per le avversarie, possa ridare stimoli, consentire a tutte e due le squadre di recuperare gli elementi acciaccati, perché in questo finale di stagione
così come il Lanciano è costretto, e poi lo vedremo, a vincere per avere la certezza matematica, loro anche avranno, devono necessariamente vincere tutte le partite da adesso alla fine, o quantomeno la maggior parte di esse, per potersi per poter sperare di ottenere la promozione, la salvezza, perché la quintultima ormai, soprattutto per il Mosciano, si è staccata da queste squadre, e quindi la salvezza si è allontanata ulteriormente. Bene, andiamo a vedere invece quello che è successo questo pomeriggio nel girone G del campionato nazionale dilettanti. Questi risultati del dodicesimo turno di ritorno: Campobasso Potenza 1-0, Ceccano Isola Liri 4-2, Cerignola Terracina 2-0, Lanciano Anagni 3-0, Luco dei Marsi Barletta 1-0, Melfi Isernia 0-0, Procisterna Ortona 0-0, Renato Curi Bisceglie 1-0 e Sezze Setina Real Piedimonte 0-0. La nuova classifica vede al comando il Lanciano con 68 punti, non molla il Campobasso che ha 64 punti, crolla ormai il Potenza, tagliato quasi fuori, che ha 60, Terracina 57, Procisterna 53, Isernia 47, Renato Curi 46, Barletta e Melfi 42, Ceccano 40, Cerignola 32, Anagni 30, Real Piedimonte e Sezze Setina 29, Ortona 28, Isola Liri 27, Luco dei Marsi 26, Bisceglie 16 punti. Bene, adesso andiamo ad iniziare il discorso relativo al girone G, che riguarda in principal modo la capolista Lanciano, che da oggi ha una nuova avversaria, o meglio, da domenica scorsa per lunga parte del torneo è stato il Potenza, l'avversario numero uno, e da sette giorni a questa parte sembra essere fino al termine il Campobasso, quindi una lotta che sarà risolta, crediamo, nelle ultime giornate, almeno si spera nella penultima, visto che sono ancora quattro le lunghezze, Campobasso che taglia fuori il Potenza. Ma ci soffermiamo soprattutto sulla gara di oggi del Lanciano con l'Anagni, un primo tempo piuttosto scialbo, quello offerto dai rossoneri, che sono stati impensieriti in più di una circostanza dall'Anagni, poi secondo tempo che è stato totalmente diverso, nel quale Lanciano ha dato un'accelerata decisiva con tre gol che hanno spazzato via ogni residua speranza di fare risultato al Cinque Pini dell'Anagni. Stefano, che cosa vogliamo aggiungere su questa gara? Dopo naturalmente vedremo immagini e interviste, e dopo il gol la telecronaca. Beh, la cosa da dire, la valutazione in genere va fatta sempre alla luce degli interi 90, poi oggi hanno sfiorato, anzi credo abbiano abbondantemente superato i 100 minuti di gioco, tra il recupero del primo tempo e quello 8 minuti e passa del secondo. Arbitro fiscalissimo, arbitrato tutto sommato bene, proprio forse ecco, un eccesso di fiscalità proprio in queste cose qui, spesso aspettava per le ammonizioni che uscisse la palla, e in un paio di circostanze forse era meglio fermare il gioco perché si erano fatti male dei giocatori e doveva verificarne le condizioni quando prendono dei colpi in testa, ecco, in questo senso. Però diciamo arbitraggio ottimo, e più che discreto, insomma. E per quanto riguarda la partita, c'è da dire, ripeto, nella sua globalità il risultato non fa una grinza. E come dicevi tu giustamente, se uno avesse dovuto dare un giudizio, perciò parlavo di partita nella sua globalità da considerare, se uno dovesse dare giudizio in base a quello che si è visto nei primi 45 minuti, l'Anagni dovrebbe stare come minimo nelle posizioni di testa della classifica. Il discorso è questo, poi molte volte le squadre devono dare il 200% per cercare di fare risultati in casa della capolista, questo vale per tutti i tornei, e l'Anagni ha fatto benissimo nel primo tempo quello che doveva fare, raddoppi di marcature, lo dirà poi, penso, l'ha detto a noi, quindi l'avrà detto anche a voi nelle TV locali, il mister Castori. Però facendo così si spendono delle energie che poi si pagano alla ripresa. Il Lanagni è stato perfetto nel primo tempo, però quel ritmo era difficilmente reggibile, a meno che non avevano, faccio l'esempio, credo si chiami Ventrone alla Juventus, no? Sì, il preparatore atletico. Preparatore del genere. E quindi siccome insomma poi non tutti hanno una preparazione tale, nella ripresa è venuto fuori il Lanciano, soprattutto a livello fisico, perché si è visto, anzi io facendo una battuta dicevo negli spogliatoi ad alcuni giocatori che secondo me hanno anche esagerato, perché sul 3-0 nei minuti di recupero finali ho visto degli interventi che dimostravano appunto la freschezza atletica di questa squadra, interventi in scivolata al risultato ormai concluso, e c'era il rischio
interventi puliti sulla palla, che nel caso in cui fossero stati giudicati in maniera eccessiva dall'arbitro potevano costare dei cartellini gialli. Ma questa è la testimonianza di una freschezza atletica che credo sarà fondamentale da qui alla fine del campionato. Adesso c'è una sosta che consentirà innanzitutto di recuperare definitivamente Damiani, che oggi era in panchina, quindi squadra che ha dovuto rinunciare anche al capocannoniere proprio e del torneo, quindi non era un'assenza da poco. E tra l'altro c'è questo problemino che si è verificato oggi con Colavitto. Purtroppo questo giocatore evidentemente soffre di problemi a livello fisico, perché spesso muscolare più che altro, perché spesso è costretto proprio a, non tanto a saltare le gare, ma a concludere l'anzitempo uscendo proprio per riacutizzarsi di, non so, saranno degli stiramenti muscolari appunto. Per cui c'è questa sosta che viene al punto giusto, lo stesso mister diceva che adesso potranno un po' tirare il fiato, conoscendo quelle che sono le abitudini del tecnico, questa settimana sicuramente farà lavorare sodo i ragazzi prima di dare loro il meritato periodo, credo mi sembra da sabato a lunedì per le festività pasquali, però li farà lavorare sodo proprio perché poi possano tenere al meglio in queste ultime 5 gare. Adesso ci sono rimaste 5 partite, l'ideale sarebbe vincerle tutte, però sarebbe sufficiente anche vincerne 4. Ovviamente, come dicevi tu, se riuscisse a vincere le prossime 4 gare, matematicamente, anzi, ne parlavamo col presidente, così scherzando, sarebbe l'ideale, perché si potrebbe fare anche la festa promozione in casa con il Luco. Adesso, se ci sentono a Luco dei Marchi, faranno gli scongiuri, perché difficilmente alla penultima il Luco verrà qua già salvo o già retrocesso. Auguriamoci che non venga qui già retrocesso da Abruzzese, perché poi da Lanciano è ovvio che ognuno faccia il tifo per la propria, come si dice, parrocchia. Però il Campobasso, come dicevi tu, è l'avversaria attuale. Già da qualche settimana aveva dimostrato di essere la formazione l'antagonista più pericolosa per il Lanciano. E anche perché non ci sono scontri diretti, quindi non c'è la possibilità di recuperare terreno. Questi 4 punti di vantaggio quindi assumono un'importanza fondamentale. Però consentono dal tempo stesso, e la vittoria di oggi l'ha confermato, del Campobasso su Potenza, alla squadra rossonera di non, diciamo, se avesse... qualora avesse avuto, cosa che non ha, bisogno di stimoli ulteriori, sicuramente il fatto di avere sul collo, di sentire sul collo il fiato del Campobasso, che non è una squadra, non è una delle ultime arrivata, gli consentirà di mantenere sempre alto il livello di guardia. E questo credo sia fondamentale, perché cioè qualsiasi piccolo calo di tensione può essere pagato a caro prezzo. Domenica prossima c'è la sosta, ma alla ripresa della sosta, e qui chiudo, ci saranno 2 trasferte, e praticamente si equivalgono, nel senso che il Lanciano giocherà in casa dell'Isola Liri, mentre il Campobasso giocherà con l'attuale avversario, l'odierno avversario, il Lanciano, Lanagni. Io a fine gara vedevo i giocatori, ancora prima che si sapessero i risultati, almeno i difensori, il dirigente Lanciano, con il foglietto con tutti i risultati. Loro ovviamente, così come del resto l'Isola Liri, hanno una situazione di classifica tale che non gli consente di concedere niente a nessuno, anche alle prime della classe. E quindi saranno 2 trasferte difficili, potrebbero concludersi anche allo stesso modo. Questo consentirebbe a Lanciano di avere 4 punti di vantaggio. La regia si sta divertendo questa sera a fare delle inquadrature inopportune. Franco Capuzzi voleva aggiungere qualcosa sul Lanciano. Io poi volevo chiederti un parere successivamente sulla zona salvezza. L'anno scorso il Casoli era spettatore interessato delle sorti delle ultime in classifica. Quest'anno, buon per voi, sono cose che non vi riguardano, visto che non avete questi problemi. Allora, innanzitutto sul Lanciano c'è da dire ben poco. Qua stiamo parlando di una squadra che è una macchina per me perfetta. È stato fatto tutto bene, tutto al punto giusto. La cosa più importante, molto merito, va alla società e al mister. Perché la cosa più importante per me è stato che la maggior parte dei giocatori sono tutti giocatori di categoria superiore e si sono calati nella categoria, nella parte, per avere 68 punti. A 5 giornate dal termine vuol dire che è una squadra che è superiore di gran lunga a tutte le altre, lo sta dimostrando sul campo. Per quanto riguarda la zona salvezza, per le squadre di eccellenza è un grosso problema, anche se oggi il Luco ha vinto, però rimane sempre nelle ultime posizioni, la penultima posizione, diciamo. L'Ortona ha ottenuto un buon pari fuori casa, però rischiano sempre. Poi nell'altro girone il Mociano e la Sant'Egidiese rischiano. Mociano è strano, perché il girone d'andata l'aveva fatto alla grande. Bene, adesso noi andiamo a vedere la scheda di Lanciano Anagni e successivamente proseguiremo il nostro dibattito. Dopo il pareggio nella sfida cruciale di 7 giorni prima col Potenza,
Il Lanciano riceve al 5 pini nel dodicesimo turno di ritorno la formazione laziale della Nagni, con pagine di media classifica più che abbordabile, almeno sulla carta, per l'armata rossonera di mister Castori. Il tecnico frentano per l'occasione può contare su tutti gli effettivi, ma preferisce tenere a riposo precauzionale Damiani, leggermente acciaccato, che si accomoda inizialmente in panchina. E il solo arancio nell'occasione a reggere le sorti dell'attacco frentano, con l'apporto sulle fasce di Alfonsi e Paoloni. La Nagni a sorpresa parte a sprombattuto e al quinto Biancolino con questo diagonale impegna severamente Flavoni. Il Lanciano risponde un minuto dopo con Pugni Topo, che non riesce ad agganciare un delizioso invito su calcio di punizione di Leone. Al 19esimo Vitali prova la conclusione in area, ma la difesa laziale riesce a sventare la minaccia. Al 24esimo risponde la Nagni con un calcio piazzato di Merluzzi che impegna Flavoni, costretto a sventare di pugno. Al 46esimo i frentani tornano dalle parti di Muscedere con questo calcio piazzato di Paoloni che sorvola di poco la traversa. Nella ripresa il Lanciano apre con piglio autoritario e dopo appena 90 secondi Arancio è il più lesto di tutti e sugli sviluppi di un calcio piazzato di Leone sul seguente tiro di Paoloni approfitta di una indecisione della difesa laziale e da pochi passi mette il pallone in rete. Al 18esimo il Lanciano raddoppia. Arancio approfitta di uno svarione difensivo dei biancorossi e come una furia anticipa il portiere in uscita, lo supera e mette nel sacco con un preciso diagonale. Per lui è il 14esimo centro stagionale. Al 35esimo il Lanciano si fa di nuovo pericoloso in avanti. Calcio di punizione di Vitali per Leone, quest'ultimo di prima appoggia il centro per Arancio, ma il diagonale di quest'ultimo si perde di poco al lato. Al 40esimo la Nagni torna dalle parti di Flavoni, ma il diagonale di Paris si alza abbondantemente oltre la traversa. Al 46esimo Caparbia, iniziativa di Peppe Di Gioia, che supera due avversari e a tu per tu con Muscedere viene steso da quest'ultimo. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. È lo stesso Di Gioia ad incaricarsi della battuta, che non fallisce. Dopo 8 minuti di recupero l'incontro si chiude con un rotondo successo della capolista che concretizza il tutto nel secondo tempo, diametralmente opposto ad un opaco primo parziale. Adesso il campionato servirà un turno di riposo per le festività pasquali e i frentani, alla ripresa delle ostilità, saranno di scena sul terreno laziale dell'Isola Liri. Immagini relative alla partita di oggi, Lanciano Nagni, che ricordiamo manderemo in onda integralmente al termine della nostra trasmissione. Adesso ci fermiamo per qualche istante, dopo vedremo le interviste del dopopartita e anche le interviste ai tifosi. Bene, siamo rientrati in studio. Prima delle interviste nel dopopartita andiamo a vedere i marcatori di questa giornata. Per Campobasso Potenza il gol di Sibilli al settimo, 6 gol nella partita Ceccano-Isola Liri, al quarto passa in vantaggio il Ceccano con Masecchia, pareggio di Babuscia al dodicesimo per l'Isola Liri, al quarantesimo passa in vantaggio addirittura la formazione ospite con Pignotti, la formazione prossima avversaria del Lanciano tra l'altro, poi c'è la rimonta del Ceccano che segna 2 gol sul rigore con Adinolfi al 45esimo del primo tempo e al 15esimo della ripresa e infine Cerci fissa il 4-2 al 23esimo della ripresa. Il Cerignola con un gol per tempo batte il Terracino ormai in disarmo grazie alle reti di Paparella al 33esimo e di De Bari al 26esimo del secondo tempo. I gol del Lanciano li abbiamo visti poc'anzi. Il Luco di Marsi, grazie ad un'autorete del portiere avversario portoghese al 20esimo del primo tempo, vince di misura con il Barletta. Infine il gol di Bettini al 40esimo del primo tempo permette all'Angolana di vincere sul fanalino di coda Bisceglie. Giornata un po' avara di segnature quest'oggi, ma ci sono state 3 gol a Lanciano, 3 segnature a Lanciano e ben 6 nel derby laziale tra Ceccano e Isola Liri. Sì. Forse una curiosità, forse siccome si è visto il rigore è stato calciato da Di Gioia, in campo c'era anche Arancio che è il rigorista attuale del Lanciano. Va detto, poi siamo informati, ma si era già capito dai gesti di, ha voluto tirare Di Gioia. Esatto, no, Di Gioia si è procurato il rigore e ha chiesto ad Arancio. Arancio poteva anche rifiutarsi, invece ecco, in questo senso questo è lo spirito di questa squadra. Cioè Arancio poteva firmare la prima tripletta stagionale perché credo non avesse mai segnato 3 gol in una partita sola quest'anno. Gli sarà capitato a Mosciano, penso, dove ha sempre segnato dovunque ha giocato.
però oggi ha voluto cedere questa. È vero che qui non si fa come in Inghilterra, che firmano i giocatori avversari il pallone se uno fa una tripletta, in Inghilterra si usa così, però insomma poteva, lui ci tiene ad arrivare a quota 17 per una sua scommessa personale, poteva arrivare a quota 16 visto che adesso è fermo a 15, invece ha voluto dare questa soddisfazione a Di Gioia che meritava anche per la partita fatta il gol. E quindi questa dimostrazione di questo gruppo, e credo che uno dei segreti, al di là del valore, come diceva Franco, dei giocatori, sia proprio questo, il fatto che ognuno aiuta l'altro, e in una gara in cui mancava il centravanti, ripeto, della squadra, è venuto fuori, come del resto sta facendo nelle ultime settimane, e ha sempre fatto Arancio, ma lo stesso Di Gioia, che pur non essendo un goleador, anche se gioca in attacco, perché uno che fa più movimento per le caratteristiche fisiche, si è tolto questa bella soddisfazione. Poi mi diceva Natarella, altra curiosità, l'avvocato Natarella, che l'ha detto Stampa e Lanciano, che Di Gioia ogni qualvolta festeggia il proprio compleanno, e purtroppo, volendo fare una battuta, capita una volta all'anno, perché una volta all'anno capita il proprio compleanno, segna la domenica successiva. Gli era successo anche l'anno scorso, non so in che gara, in occasione del campionato vinto di eccellenza. Quindi, e quando riceve un regalo da Natarella che gli regala la camicia. Quindi o Natarella gli regala più spesso le camicie, oppure cambiano le regole e il compleanno si festeggia più volte durante l'anno. Bene, anche Franco magari regala qualche camicia ai suoi giocatori. Bene, noi adesso ci fermiamo e vediamo le interviste nel dopo partita ai due tecnici Cipriani della Nagni e Castori del Lanciano. Siamo al termine di Lanciano Nagni con Massimo Cipriani, tecnico della formazione ospite, che certo non si aspettava di venire a far risultato pieno qui sul terreno della capolista. In ogni caso però la Nagni, visto in campo soprattutto nel primo tempo, ha dato un'ottima impressione. Sì, non è che siamo qui per prendere punti, soltanto che abbiamo detto ai ragazzi di stare attenti almeno, ecco, nei primi 10 minuti del primo tempo e del secondo tempo, cosa ben fatta nel primo tempo. Infatti abbiamo chiuso 0-0 e secondo me giocato anche a buoni livelli. Abbiamo fraseggiato molto bene il centrocampo, la difesa non ha corso tanti rischi, però il secondo tempo purtroppo c'è stata quella disattenzione difensiva sull'11 che è saltato senza uomo, l'ha messa in mezzo, dopo per Arancio è stato un gioco da ragazzi per metterla dentro. La Nagni certamente non all'inizio aveva queste ambizioni di salvarsi con tutta tranquillità, credo i pronostici possano essere rispettati sicuramente. Ma adesso non so i risultati delle altre squadre che stavano giù nella bassa classifica, ma penso che diciamo che i presupposti ci sono di salvarsi, soltanto che adesso abbiamo una partita domenica contro il Campobasso, non so che cosa abbia fatto, mi sembra che comunque la partita adesso ci giocheremo contro gli scontri diretti che abbiamo un'altra partita contro il Cirignolo, mi sembra, in casa, e quella bisogna vincere a tutti i costi e andare a Renato Curi e vincere qualche partita fuori casa. E contro il Campobasso faremo la nostra parte, infatti abbiamo risparmiato Tavolieri e Fratoni, che appena abbiamo visto che non c'era niente da fare abbiamo tolti dalla squadra, anche perché c'era il rischio di farsi male con questo terreno e con la squadra di Lanciano che andava a mille. Del Lanciano che cosa ci può dire? Merita la posizione di classifica? Io l'ho vista pure all'andata e mi ha dato un'ottima impressione, è stata l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà, ma proprio a livello di gioco. Dopo ci sono tanti nomi, tanti campioni, e penso che, a meno che, ecco, ci sono qualche brutto scherzo che fa il Campobasso, ma non penso che alla fine vinca il campionato senza problemi, penso. Siamo al termine di Lanciano Nagni con Fabrizio Castori, tecnico della formazione di casa, legittimamente soddisfatto per questa vittoria, nonostante il primo tempo non lasciasse presagire questo rotondo risultato nel finale. 4 punti di vantaggio rimangono sul Campobasso, che ha vinto lo scontro diretto con il Potenza. Per il Lanciano una soddisfazione in più, vista la notizia delle ultime ore della convocazione di Leli Alfonsi nella nazionale di categoria. Sì, nel primo tempo abbiamo sofferto come era nelle previsioni, perché quando affronti le squadre che vengono a Lanciano si sa che giocano tutte chiuse, coperte, e all'inizio hanno magari, ecco, questo atteggiamento dati, oltre che di copertura di prudenza hanno anche una certa, sono anche assistiti a una buona condizione atletica. Poi magari, ecco, quando riusciamo noi ad alzare il ritmo, riusciamo a cambiare marcia, è chiaro che poi la partita, se la sblocchiamo, diventa per noi più semplice. Era un po' il solito canovaccio che si vede sempre a Lanciano, altre volte abbiamo sbloccato nel primo tempo, la partita poi è scorsa meglio, oggi ci abbiamo messo di più,
però secondo me è la solita storia che si ripete, niente di nuovo. A volte brilliamo da subito, altre volte magari abbiamo la necessità di prendere un po' le distanze, le misure. Poi nel secondo tempo, una volta sbloccato il risultato, non c'è stata più partita e quindi abbiamo vinto e guardiamo con fiducia al futuro, visto che adesso come adesso si possono cominciare a contare le giornate che mancano. Quindi siamo a 5 giornate alla fine, a noi bastano 4 vittorie, perché la matematica fino a prova contraria dice che a 80 punti il Campobasso non ci può arrivare, anche se secondo me il Campobasso può vincere tutte le partite, noi ci resta fare anche a noi 4 vittorie. E quindi niente, ci apprestiamo adesso, durante la sosta cerchiamo di recuperare prima di tutto Damiani, che è un giocatore importante per noi, qualche acciaccato che nonostante abbia comunque stretto i denti ha bisogno anche un po' di tirare il fiato, ma soprattutto ecco, di rigenerarsi a livello atletico, poi prepareremo questo sprint finale. In quest'ultimo turno prepasquale abbiamo visto uno striscione anche dedicato al mister Castori, quindi la tifoseria è tutta dalla sua parte. Sì, questo mi ha fatto piacere, io ringrazio i ragazzi che sono ingommiabili, sono il 12° uomo in campo di questa squadra, si è creato un feeling, no, con questi ragazzi che secondo me per una squadra di calcio che lotta per certi obiettivi è indispensabile. Io spero di ringraziarli più che a parole sul campo con i risultati e regalare loro la soddisfazione di andare in C2, perché questa piazza la merita. Volevo chiudere sulla domanda di prima per la convocazione di Alfonso e Leri, è un motivo di soddisfazione anche per noi, perché vedere due ragazzi under 18 essere convocati per la nazionale significa che anche sotto l'aspetto degli under abbiamo, come si dice, abbiamo proposto qualcosa di interessante a livello nazionale. E chiudiamo con un cenno sull'avversario odierno, su questa Nagni che nel primo tempo vi ha messo un po' in crisi. Ma la Nagni ha fatto la partita che doveva fare, è una squadra giovane, una volta che ha preso il secondo gol ha pensato bene di pensare alla domenica successiva, questo per noi magari è positivo, anche perché noi battendoli li costringiamo comunque ad inseguire un risultato positivo domenica che affronteranno il Campobasso. È una squadra molto giovane, io mi auguro per noi e per loro che ci riescano, anche se, come dicevo prima, secondo me il Campobasso può fare il pieno, ma speriamo di farlo anche noi, così rimarranno solo con un rammarico di aver fatto un ottimo campionato, ma di essere arrivati secondi. Bene, prima di vedere le interviste di Paolo Orsini ai tifosi, alcuni presenti nella tribuna, adiacente alla nostra tribuna stampa, da precisare che le interviste sono state realizzate al termine del primo tempo, quindi con il risultato sullo 0-0, volevo così commentare anche i risultati delle altre abruzzesi con Stefano, l'Ortona che coglie un buon punto sul terreno del Procisterna che in ogni caso non ha più ambizioni né di alta classifica né salvezza, campionato tranquillo, e forse vedendo il calendario mi sembra che l'Ortona abbia questo vantaggio, cioè quello di affrontare nei prossimi turni squadre che non hanno ambizioni di classifica. Sì, io non ho fatto caso a questa sottigliezza, però se lo dici sarà sicuramente così. Per cui indubbiamente, ecco, l'avevo detto in passato, ma vale per tutte le categorie, è fondamentale avere un pizzico, in questo senso un pizzico di buona sorte, cioè il fatto che il calendario ti metta poi di fronte a squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. È vero che poi sta a queste squadre diciamo fare fino in fondo il loro dovere, però è ovvio che quando vengono meno gli stimoli non si può poi chiedere a una squadra di reggere per 90 minuti il... Ecco, per la cronaca, le avversarie di cui parlavo, a parte che domenica c'è il derby con l'Angolana, quindi potrebbe anche essere un derby sentito. In ogni caso l'Angolana non ha ambizioni, è ormai salva, campionato tranquillo. Poi l'Ortona si reca a Cerignola, poi riceve il Terracino ormai in disarmo, c'è poi la trasferta con il Bisceglie ormai retrocesso e nell'ultima giornata riceve il Real Piedimonte. Sì, il problema è uno solo, perché purtroppo le squadre che attualmente hanno dei problemi di classifica, le squadre abruzzesi ovviamente, e questo vale per tutte, il problema maggiore è quello in fase offensiva, quindi sia pur è ovvio che le squadre potranno anche non affrontare l'Ortona oppure il Luco, per fare dei nomi di squadre che rischiano la retrocessione, non impegnandosi al massimo, però non è pensabile che poi addirittura i difensori si spostino per far entrare, o il portiere si sposti per far entrare la palla in rete, quindi comunque sarà necessario riuscire a sbloccare i risultati. La partita oggi del Lanciano in questo senso è eloquente, finché non si è sbloccato il risultato la Nagni ha fatto la sua buona figura,
sorretta anche da una buona condizione fisica, come diceva il mister Castori. Una volta sbloccato il risultato è ovvio che poi la partita cambia volto e la squadra che si è portata in vantaggio ne usufruisce. Quindi da qui, queste 5 gare che mancano, è ovvio che l'Ortone, ancor più il Luco, dovranno fare il possibile per cercare di vincere più partite possibili. Forse il Luco in questo senso è sfavorita rispetto all'Ortone, oltre che da una classifica leggermente peggiore, anche dal fatto di dover giocare con delle squadre che invece, come il Lanciano, come lo stesso Campobasso all'ultima giornata, che invece lottano per, ancora per salire. E oggi è stata, tu mi dicevi un commento, non mi hai detto breve, ma presumo che era sottinteso. Oggi è stata una giornata favorevolissima agli abruzzesi. Se l'Ortona, che comunque ha colto un ottimo punto in quel di Cisterna, fosse riuscito a vincere, addirittura avrebbero centrato l'Amplen, avendo vinto anche contemporaneamente sia il Luco che l'Angolana e che la Renato Curi. Renato Curi, nelle cui file credo oggi esordiva, non so se abbia esordito o meno, anche un atleta argentino, un giocatore argentino, sembra che il nulla osta sia arrivato, per cui avrebbe dovuto esordire oggi. La Renato Curi ormai al campionato non avrebbe più nulla da chiedere se non concluderlo nel migliore dei modi come sta facendo. Credo che questa di oggi sia la sua terza o quarta vittoria consecutiva. Adesso, diciamo, ad Ortona si augurano che si fermi qui questa serie, visto che domenica le ospiteranno. Credo che il derby di dopo Pasqua sarà fondamentale soprattutto per l'Ortona e in generale per le sorti di questo campionato che purtroppo sia nel girone D che nel girone G vede tra i suoi protagonisti in negativo proprio parecchie squadre abruzzesi. Bene, adesso ci fermiamo per vedere le interviste rilasciate ai microfoni di Paolo Sini nell'intervallo di Lanciano Anagni. Amici telespettatori, ci troviamo come al solito allo stadio Cinque Pini, finita da pochi minuti il primo tempo di Lanciano Anagni, il risultato è sullo 0-0, sicuramente è una brutta partita, soprattutto da parte del Lanciano che sta giocando malissimo, non riesce a concretizzare il poco lavoro che fa, insomma, sono molti, molti passaggi sbagliati, cosa incredibile che dicevamo adesso anche durante la telecronaca, cosa mai successo. Speriamo che si riprenda il secondo tempo, cioè i lancianisti sono anche abituati a vedere giocare male la squadra, però alla fine vince sé. Speriamo che succeda anche oggi, è molto importante. Ecco, abbiamo degli amici che diranno la loro opinione, Tommaso Tucci di Radio Mare. Tommaso, che dice allora? Ma credo che la pioggia caduta prima della partita ha penalizzato il Lanciano, che giustamente la capolista deve giocare di più il pallone per tentare di vincere. Questo è il primo handicap di questo primo tempo. E poi l'assenza di Damiani è molto pesante e in più la formazione iniziale messa da Castori era un po' troppo difensivista. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo Castori ha rimesso le cose a posto, soprattutto c'era l'incongruenza di due mediani, diciamo così, in campo, sia Vitali che Buratti non potevano coesistere. Allora con Vitali, che adesso farà il centrale insieme a Pugnitopo, credo che nel secondo tempo il Lanciano riuscirà a guadagnare i 3 punti. Comunque il Lanciano, nonostante non stia giocando una brillante partita, per 3 volte ha sfiorato il gol. Non dimentichiamo che l'Anagni gioca un buon calcio, c'ha un bel centravanti, Biancolino, che dà molto fastidio alla difesa del Lanciano, una squadra che lotta per nel retrocedere, ha bisogno di punti e si impegnerà al massimo per cercare di frenare la strada del Lanciano. Il Lanciano credo che si sbloccherà nel secondo tempo, molto dipenderà dalla determinazione e soprattutto Luca Leone potrà fare ancora una volta la differenza. Grazie Tommaso. Passiamo ad un altro amico, un altro esperto del calcio, è Fiorenzo Carlini, giornalista. Mo dicevamo con Tommaso Tucci, cioè come sentendo anche i fischi dalla gente, la gente che è molto insoddisfatta di questo primo tempo, dal non gioco del Lanciano, da passaggi sbagliatissimi, chiaramente, che cioè non è che è 1-2, qua la squadra sta giocando tutta male. Speriamo che si riprenda, cioè è indispensabile che si riprenda, perché se ho sentito bene uno mi dice che il Campobasso sta vincendo pure, tra l'altro. Che ne dici di questo primo tempo?
Ma il Lanciano è una squadra che gioca un calcio, diciamo, come una macchina diesel. Va piano all'inizio, ci mette un po' di tempo per carburare, però oggi è un po' in difficoltà rispetto al passato. Forse l'assenza di Damiani si sente più a livello psicologico che a livello di fatto. Credo che Castore, è un'impressione tutta personale, doveva dare fiducia a Di Gioia sin dal primo minuto, perché è un ragazzo che merita un po' di fiducia in più. Credo nel secondo tempo ci siano i presupposti per arrivare tranquillamente alla vittoria, anche se ormai siamo in via di arrivo e come i ciclisti quando sono in fuga si preoccupano un po' del gruppo che si avvicina. Campobasso naturalmente fa paura, però ripeto, questa è una squadra che ci mette un po' di tempo a carburare, sono sicuro che nel secondo tempo farà dei gol. Ma è importante, come dicevo pure, Lanciano non è che ha sempre giocato bene, anzi, però ha fatto sempre il risultato e che poi alla fine è quello che conta. Grazie Fiorè, passiamo un altro amico, Vittorio Di Meco, allenatore del settore giovanile del Lanciano. Qua abbiamo parlato che sia la gente insoddisfatta di questo primo tempo veramente deludente del Lanciano, e speriamo tutti chiaramente che il secondo tempo sia il contrario con il risultato positivo, Vittorio. Ma oddio, soddisfare la gente non sempre si può, è chiaro che a questo punto del campionato ogni partita diventa sempre importante per la dirittura d'arrivo. Mi sembra che la squadra abbia dimostrato anche in questa occasione la sua potenza, anche perché si gioca in due, l'avversario non ha dimostrato affatto di valere, diciamo, il Lanciano. Al momento la mancanza di una punta come Damiani, la sua potenza atletica là davanti si fa sentire, ma nello stesso tempo si è visto appunto la superiorità sia atletica che tecnica del Lanciano, e quindi penso che nel secondo tempo non ci siano preoccupazioni. Bene, ringrazio, io approfitto per salutare degli amici. Il 9 di aprile ci sarà la premiazione di alcune persone importanti dalla zona di Lanciano, cioè saranno premiati a Roma da Nizzola Nicola Salvatori, il presidente della Spalla Lanciano che sta vincendo brillantemente il campionato di prima categoria, e Nicola Rapino dalla PGS Vasto 83, saranno premiati come dirigenti di società benemeriti, e in più sarà premiato Giovanni Manzoni del comitato di Lanciano, il segretario, come dirigente del settore giovanile della Federazione Italiana del Calcio, e hanno fatto l'onore che premieranno anche il sottoscritto come dirigente benemerito della Federazione Italiana del Calcio. Approfitto per salutare loro e dando un augurio di buona Pasqua a tutti i telespettatori. Grazie, alla prossima. Bene, dopo la pagina di Paolo Ursini noi ci fermiamo per qualche consiglio pubblicitario e poi andremo a parlare del campionato regionale d'eccellenza, in particolar modo del Casoli, con i nostri ospiti. Tra poco. Bene, siamo arrivati al momento di parlarvi del campionato regionale d'eccellenza e siamo alla 12ª giornata di ritorno, anche in questo caso con i seguenti risultati. A Tessa Penne è stata rinviata per impraticabilità di campo, probabilmente sarà recuperata sabato. Casoli Alba Adriatica 1-0, Guardia Grele Nereto 0-1, Notaresco Celano 1-1, Pianella Laurettum 0-3, Pineto Castelnuovo 1-2, Provasto Morrodoro 4-2, Santomero Cappelle 0-0 e Sulmona Montorio 88 3-1. Vediamo la nuova classifica: Provasto al comando con 72 punti, Celano 68, Notaresco 62, Sulmona 46, Casoli 41, Morrodoro e Laurettum 40, Penne e Cappelle insieme al Castelnuovo 39, Montorio 88 e Pianella 32, Nereto 30, Alba Adriatica 25, Guardia Grele e Pineto 24, Atessa 22 e Santomero chiude con 19 punti. Ricordiamo naturalmente che Atessa e Penne devono recuperare il loro incontro di oggi non giocato. Bene, siamo a parlare con gli amici del Casoli di questa giornata. Prima di parlare della gara Casoli-Alba Adriatica, magari ci soffermeremo sulla giornata più in generale, dove la Provasto, Franco, è tornata ai soliti 4 punti di vantaggio sul Celano, che nel big match della giornata ha pareggiato con il Notaresco. Tu, visto che hai affrontato tutte le squadre, chi pensi possa spuntarla alla fine tra Provasto e Celano? Ormai sono le sole che possono ambire alla vittoria finale.
Quindi praticamente parliamo di, volevo fare una premessa, di due campionati. Un campionato è quello che stanno facendo il Vasto, il Celano, e ci metto pure il Notaresco, che è una grossissima compagine. E arrivato a questo punto, con, a 5 giornate dal termine, e col pareggio di oggi del Celano, io pensavo che il Celano oggi riuscisse a vincere a Notaresco, perché il Notaresco aveva avuto la partita mercoledì di Coppa e so che ci teneva molto a passare il turno in Coppa Italia, e quindi pensavo che il Celano oggi riusciva a passare, però da come mi hanno detto è stata una bella partita, il pareggio alla fine è stato un risultato giusto, e arrivato a questo punto penso che il Vasto, che la Pro Vasto abbia qualche chance in più del Celano di arrivare, perché i punti sono tornati a 4 e sono diminuite le giornate, anche se il Celano fino alla fine chiaramente combatterà per cercare di arrivare nei primi. Un tifoso di Vasto, quindi rimaniamo sempre in tema di capolista, iniziando un po' dalle telefonate, un tifoso di Vasto voleva ricordare a tutti i tifosi presenti oggi allo Stadio Aragona e che imprecavano contro Pesci, che grazie a questo ragazzo nel recupero Pro Vasto Castelnuovo si è potuto assistere al gol più bello della stagione. Dice questo tifoso: non è giusto imprecare contro di lui quando si trova in difficoltà. Tutti sanno che ha problemi di movimento, nel senso che è un po' lento, però è capace anche di far gol così belli da fare spellare le mani, dice ancora questo tifoso di Vasto. Diamogli un po' più di fiducia, incoraggiamolo invece di insultarlo. E volevo ricollegarmi al fatto di Pesce con un'altra telefonata di alcuni tifosi casolani che facevano i complimenti alla squadra e soprattutto alla società. Dicono: ci siamo ricreduti perché all'inizio eravamo scettici su alcuni acquisti, quindi in un certo senso il discorso è simile a quello che si può fare sul Pesce della Pro Vasto. Grazie anche a Telemax, sempre presenti. E Franco, ecco, a proposito di questo discorso sul fatto di alcuni acquisti, si parlava anche della difesa presa in blocco dall'Altinese, che era stata retrocessa dall'Eccellenza, quindi tutto poteva far presagire un futuro piuttosto incerto, invece anche questi tifosi si sono dovuti ricredere. Fa piacere sentire i tifosi che parlano così, che si sono ricreduti, perché quest'anno c'è da dire che abbiamo fatto un campionato non per la squadra che avevamo, perché la squadra, la società era convinta di aver fatto delle scelte giuste, però per tutte, diciamo, dopo l'esperienza dell'anno scorso, poi il campionato d'Eccellenza è difficile, e abbiamo fatto un campionato al di sopra di quello che noi speravamo, anche se io sono stato sempre convinto di aver allestito assieme al mister Di Florio una squadra che ci poteva dare dei grossi risultati. Poi il fatto che i tifosi, sul fatto dei difensori, non abbiamo preso la difesa dell'Altinese in blocco, ma abbiamo preso due giocatori che si stanno dimostrando, stanno continuando a dimostrare tutto il loro valore, sia Marco Ciangi e Rocco Verino, che sono giocatori che navigati in questa categoria, e non è che se l'anno scorso l'Altinese è retrocessa la colpa era di questi giocatori della difesa. Scusami, anche Danilo Contento, che ha fatto un campionato veramente alla grande come gli altri. Poi abbiamo preso anche un ragazzo del 79, Zinni, perché sono tutti giocatori della zona. Quest'anno la politica della società è quella di aver cercato di allestire la squadra con ragazzi provenienti da tutti i paesi vicino. Crognale da Lanciano, Zinni, Mauro da Pescara, è l'unico, diciamo, che... Se no il resto sono tutti della zona. Qua ci sta da fare un plauso al mister per come ha lavorato, per come è riuscito giorno dopo giorno, diciamo, a mettere su questa squadra e ad ottenere fino adesso questi risultati che soddisfano sia la società e penso anche i tifosi. Ecco, della gara di oggi ne parliamo con Del Fischio, che insieme a Forlani quest'anno si sta alternando abbastanza bene tra i pali del Casoli. Del Fischio, vittoria meritata quella con l'Alba Adriatica, tra poco vedremo anche le immagini. Penso che è meritata la vittoria, anche inizialmente è stata una partita un po' condizionata dal maltempo, però posso dire che il Casoli ci ha cominciato a sprombattuto dall'inizio, e soltanto nel secondo tempo l'unica cosa siamo riusciti ad andare in vantaggio e potevamo chiudere la partita appena dopo il gol con un calcio di rigore sbagliato. Si sa, si possono sbagliare i rigori con Marco Perrucci,
E poi l'unica cosa, abbiamo rischiato un po' poi negli ultimi minuti il pareggio, anche perché loro nella posizione di classifica in cui si trovavano hanno giocato proprio alla morte, venivano avanti anche i difensori, il libero, il capitano, un buon giocatore, venivano avanti e quindi volevano pareggiare a tutti i costi. E è andata bene, siamo riusciti a, abbiamo preso questi altri 3 punti, quindi da oggi siamo matematicamente salvi, si può dire, quindi quest'anno è andata bene. Franco, volevi aggiungere sì, qualcosa? Ecco, io volevo spendere 2 parole proprio su questo ragazzo che ho qui di fianco a me. Diciamo io? L'esperienza. No. Un ragazzo. Per il ragazzo. Sì, sì, su Edoardo Del Teschio. E come sapete il Casoli quest'anno ha avuto la fortuna di avere 2 grossi portieri, sia lui che Giovanni Forlani, però chiaramente anche col fatto, diciamo, un po' dei fuori quota, però non penso che sia stato solo quel motivo, solo l'unico motivo, perché Forlani merita anche lui di giocare perché si è dimostrato un bravissimo portiere, tenendo conto pure dell'età che ha. Però diciamo, ecco, per lui, per Edoardo, che è 4-5 anni che gioca a casa, l'anno scorso ha fatto il campionato per intero di eccellenza, ritrovarsi a far panchina l'ha fatto con una serietà straordinaria. Questo proprio veramente per la società, diciamo, è uno dei punti più importanti, perché siamo riusciti a creare gruppo proprio da queste cose. Lui è stato veramente quello che l'artefice a far andare le cose per bene. Quando è stato chiamato in causa, come oggi, si è fatto trovare pronto, non ha mancato un allenamento, quindi il merito a tutti quanti questi ragazzi che si sono comportati veramente in modo esemplare. Stefano mi faceva cenno, ma in breve, qualsiasi cosa tu debba dire, in breve. Al presidente, al co-presidente. Un buon motivo. Siccome si parlava dell'ottima stagione, su questo è in dubbio, del Casoli, credo sia quinta. Sì, sembra, solitaria. No? Esatto, quinta solitaria. Questo ripropone, ecco perché chiedevo, lo stiamo facendo in queste ultime settimane con tutti gli ospiti, almeno quelli di eccellenza, ripropone quel tema solito dei play-off. Cioè è ovvio che il Casoli sta facendo forse anche più di quello che potesse minimamente immaginare, però supponiamo se ci fossero stati adesso i play-off, al di là del fatto che state comunque continuando a impegnarvi, come è giusto che sia, ma l'ipotesi, solo l'ipotesi di poter fra un mesetto sfidare una squadra come il Celano oppure come il Notaresco, che saranno quelle che probabilmente avrebbero dovuto disputare i play-off, in uno scontro diretto, in un doppio scontro, quindi pensare che bella festa sarebbe stata anche per i tifosi, poi si può anche perdere, però ecco, questo non ripropone un po' un problema? So che vi siete riuniti in settimana, lo leggevo sul giornale, anche per discuterne, non è che si è parlato anche di questo? No. In settimana a Pescara c'è stata una cena, una riunione di presenza, ma si è parlato d'altro, non di questo fatto qua. Comunque, per quanto riguarda il problema dei play-off, sapere cosa ne pensi, so che anche il nostro mister Di Flori, uno dei, diciamo, dei promotori di questa formula, e penso che sia una cosa che avvantaggia le stesse società tipo la nostra, che hanno la possibilità di fare questi sforzi, di arrivare a fare questo bel campionato e poi, diciamo, di organizzare questo torneo, le 3-4 squadre. Sì, ma andiamo con l'interesse prima alla fine. Sì, sì, anche se c'è da dire una cosa, comunque, penso che quest'anno l'interesse si mantenga fino alla fine, perché, come dicevo prima, tolto Provasto, Celano e Notaresco, chi fa quarto, quinto, sesto, diciamo, è come se il quarto posto di quest'anno è come per vinto un campionato. Certo. Perché veramente certo, queste squadre sono di un'altra categoria, sia come assetti societari, come squadre e come piazza. Sì, quindi penso che sia il Sulmona, lo stesso caso, il Morro d'Oro, il Loreto, il Penne, il Cappelle, che tra parentesi per me è la vera sorpresa, è la vera del campionato. Qua faccio proprio... Fatta la rimarca degli europei. Lo faccio spesso, pure perché ho molta stima per il presidente del Cappelle e per tutta la società. Veramente hanno fatto un campionato alla grande. E quindi arrivare quarto, quinto, sesto per una di queste squadre è veramente un grosso risultato. Penso che quest'anno è difficile che si perda la concentrazione. Noi cercheremo di non perderla fino alla fine, ma penso che anche le altre squadre faranno la stessa cosa. Bene, noi ci fermiamo per vedere proprio quello che è successo al comunale di Casoli questo pomeriggio tra Casoli e Alba Adriatica, il servizio di Linda Ciavarini, le riprese di Antonio Spadano. Per la 12ª giornata di ritorno del campionato regionale di eccellenza, discena al comunale di Casoli l'Alba di mister Alessandrini. Prima ed unica azione da registrare del primo tempo è per i padroni di casa al 31esimo. Cross di Perrucci, la sfera taglia tutta la linea di porta, ma nessun giallo-blu ne approfitta concretamente.
prima frazione di gioco equilibrata, anche se gialloblu in campo più aggressivi e offensivi, d'altra parte un'ottima Alba in difesa. Avvio di ripresa egregio per gli uomini di Di Florio, più bravi nei contropiedi e nel mantenere possesso di palla. Quattordicesimo, è Crognale a servire Di Cencio che da buona posizione calcia fuori. Sedicesimo, punizione sulla sfera Mauro, ottima la respinta di Pellegrini e palla che termina in fallo laterale. Ventiduesimo, incredibile monologo di Crognale che prima dribbla Pellegrini e poi dalla destra calcia in porta, siglando l'1-0. Davvero un gran bel gol. È un continuo assedio quello dei padroni di casa nella metà campo ospite. Al 26esimo un episodio che potrebbe chiudere definitivamente la partita. È l'estremo difensore Teramano ad opporsi in area al numero 11 gialloblu e al signor La Cioppa di Pescara non resta che concedere il penalty. Sul dischetto lo stesso Perrucci, ma Pellegrini è ben attento ed opera un intervento da manuale respingendo la sfera. A questo punto c'è la reazione degli ospiti, indubbiamente caricati dall'errore casolano. 32esimo, punizione dal limite, sul pallone errato e Del Peschio sventa in tuffo. 37esimo, calcio piazzato, è nuovamente errato a calciare, questa volta prendendo in pieno la traversa. Davvero fortunato il Casoli in questa circostanza. Al 38esimo c'è un'espulsione nelle fila rossoverdi ai danni di Dinolfo per doppia ammonizione. Il triplice fischio finale al 48esimo pone fine all'ostilità sul risultato di 1-0. Gara giocata soprattutto nel secondo tempo, dove la determinazione degli uomini di Di Florio e qualche errore dei teramani hanno consentito al Casoli di conquistare l'intera posta in palio. Bene, queste erano le fasi salienti di Casoli Alba Adriatica, intanto arrivavano altre telefonate, un tifoso del Casoli salutava Capuzzi e Del Peschio dicendo a Franco di adoperarsi per la copertura del campo e per l'anno prossimo di rinforzare ulteriormente la squadra per dare maggiori soddisfazioni alla piazza. È giusto pure che i tifosi non si accontentano mai, pure perché anche questa società si sta dimostrando abbastanza ambiziosa, quindi cercheremo sempre di fare del nostro meglio. Per quanto riguarda la copertura è un discorso inerente, diciamo, proprio alla giornata di oggi, perché per la prima volta oggi durante tutta la partita è scesa giù la pioggia. E comunque posso dire al tifoso che sicuramente qualcosa si farà, perché già quest'anno l'amministrazione comunale aveva stanziato dei soldi per fare delle, sia per la copertura che per dare anche un'aggiustata al campo, perché anche quelli delle Max spesso si lamentano. Stavo per dirlo io, del campo. Oggi infatti le riprese dagli spogliatoi quando è iniziato a piovere, quindi avete visto delle immagini leggermente penalizzanti per una buona visuale di un incontro. Speriamo che questa promessa fatta dall'amministrazione venga mantenuta, perché noi ci teniamo a continuare a rimanere in eccellenza, solo che vorremmo dare anche un'aggiustata a questo campo pure per le squadre che ospitiamo. Ecco. Bene, prima di vedere le interviste di Casoli Alba Adriatica, rapidamente i marcatori di giornata, detto del rinvio tra Tesse e Penne. In caso di Alba Adriatica abbiamo visto il gol di Crognale al 28esimo, il Nereto e Spugna Guardia Grele sempre più inguaiate, poi volevo chiedere un parere a Stefano sul Guardia Grele, il Nereto vince con una autorete di Pavone al 35esimo della ripresa. Notareschi Cilano era il big match della giornata, in vantaggio i cilanesi, i marsicani con Fidanza al 17esimo, nella ripresa Mazzeo su calcio di rigore al 37esimo, Pianella Laurentum 0-3, tutti con il primo tempo al 19esimo Castellano, al 35esimo Panico e al 45esimo Rasetta. Il Pineto perde in casa con il Castelnuovo, espulso al 20esimo del secondo tempo, tra l'altro Del Principe nel Pineto. In vantaggio proprio la formazione di casa con Romanelli, ma il Castelnuovo rispondeva al 46esimo con Bonomo e al 22esimo con Di Biagio. La Provasto vince largamente col Morro d'Oro, i gol di Ottaviano al 10esimo, Sabatino al 25esimo, accorcia le distanze Cicconi al 40esimo per il Morro d'Oro, poi nella ripresa al 5° Nepa, al 30esimo Di Serafino per gli ospiti, al 45esimo ancora Nepa.
e infine il Sulmona che vince 3-1 con il Montorio al sesto D'Onofrio, al 42esimo Di Marzio sul rigore. Nella ripresa ancora Di Marzio al 12esimo, gol della bandiera ospite con Marini su calcio di rigore al 16esimo. Adesso, come promesso, andiamo a vedere le interviste ai due tecnici, Florio e Alessandrini, realizzate sempre dalla nostra Linda Giovanini. Mister Di Florio, è una tattica o sono gli spogliatoi a caricare positivamente i suoi nella seconda frazione di gioco? No, sono un po' di partite che va così, d'altro canto le partite durano 90 minuti, già ho detto in altre circostanze che la mia squadra è ben allenata e quindi nel secondo tempo riusciamo a fare qualcosa di più. Infatti sul finire di gara soprattutto siete stati molto più aggressivi e concreti rispetto all'Alba Adriatica. Sì, d'altro canto loro sono venuti qua per non perdere, anche perché la loro classifica parla chiara, avevano bisogno di punti. D'altro canto noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo onorato questo campionato senza regalare niente e alla fine è venuto un risultato pieno che ci premia e che secondo me è anche meritato. Ha qualche recriminazione sul rigore sbagliato da Perrucci? No, assolutamente, Perrucci è il nostro rigorista, in altre circostanze aveva fatto gol, oggi non ci è riuscito, comunque può succedere. Domenica a Cappelle c'è di nuovo uno scontro importante. Sì, e d'altro canto oggi con 41 punti penso che la salvezza sia archiviata, adesso tutto quello che riusciamo a fare di più sarà un bene per noi. Ecco, adesso c'è la sosta pasquale, speriamo di ricaricare le pile e di essere pronti a Cappelle per fare la nostra partita. Mister Alessandrini, un primo tempo equilibrato sia da una parte che dall'altra, due le occasioni importanti per la tua squadra sul calcio piazzato. Sì, ma prima delle nostre occasioni ci sono state le due circostanze che hanno favorito il Casoli nell'occasione del gol e del rigore. Noi purtroppo tutto il lavoro svolto in campo nei 90 minuti lo vanifichiamo con degli errori clamorosi che consentono agli avversari di ottenere quei risultati che noi meriteremmo comunque in campo e poi invece, ecco, oggi l'epilogo della partita poteva essere sicuramente diverso per quello che si è visto in campo. Un maggior possesso da parte del Casoli, ma di occasioni io non ne ho viste. Le ho viste nella circostanza del gol e del rigore che abbiamo concesso gratuitamente al Casoli e poi le due o tre opportunità clamorose che non ci hanno consentito di rimediare un risultato che mi sembrava ampiamente meritato. Adesso la lotta alla salvezza diventa ardua, visto anche il rientro che ci sarà l'11 aprile con il Sulmona in casa. Ma la nostra lotta era ardua già da prima, non da oggi. Certo oggi compromettiamo qualcosa perché contavamo di ottenere un risultato e sul campo lo stavamo meritando. Abbiamo incontrato una squadra motivatissima che comunque non ci ha impedito di fare quel qualcosa che ci avrebbe potuto comunque far ottenere un risultato positivo. Bene, dopo aver visto le interviste nel dopopartita, raccogliamo un po' di telefonate, ce ne sono due. Una per Stefano, telefonava un dirigente responsabile del Sulmona, amico anche del presidente del Casoli, il quale sottolineava che forse il Sulmona disputerà i play-off prima del Casoli, se nel caso, l'esempio tuo, ci fossero stati i play-off quest'anno. Non è che perché fatto. Poi chiede, non si parla un po' di più del Sulmona, e cosa pensi, tenendo conto, questa è un'altra telefonata però, del Sulmona magari parlerà Franco, cosa pensi poi tenendo conto del calendario, delle reali possibilità del campo basso? Questa è una domanda è da parte di Davide, di un altro telespettatore. Allora, del Sulmona Cappuzzi e poi del campo basso in breve Stefano. Allora, niente, si è detto che amico mio, innanzitutto lo saluto perché penso di averlo riconosciuto, anche se non ha detto il nome, è Giancarlo Ranalli, dirigente del Sulmona. E cosa penso del Sulmona? Il Sulmona è una grossa compagine, ha fatto un campionato veramente notevole per me, perché il Sulmona la prima partita la giocò a Casoli e a Casoli perse 3-0, perse la seconda in casa con la Tessa e poi da allora è stato un susseguendo di successi, fatto veramente bene. Poi ha sostituito il mister,
Chiaramente io non sto a Sulmona, quindi non posso stare a sindacare sui motivi per questa sostituzione, che a me è parsa un po' eccessiva, perché il Sulmona stava andando bene, però io giudico per i risultati. È arrivato l'altro mister, che tra parentesi è di caso, io lo saluto, Nicola Dulisse, e le prime partite non è stato tanto, diciamo, fortunato, però poi ha ripreso la marcia del vecchio tecnico, perché la squadra era ed è tuttora una forte squadra. E c'è da dire che annovera uno dei giocatori che a me ha impressionato di più in questa stagione, è il mediano, il centrocampista che l'anno scorso è stato a Penne, Sacripande. Veramente uno dei giocatori, escluso i soliti nomi, si parla sempre di Ruscitti, di Enzo Di Nicola, del Celano, di questi grossi giocatori, ce ne stanno tanti di bravi giocatori, però uno che veramente quest'anno mi ha colpito in modo positivo è questo Sacripande, uno che non molla mai. Bene, tra poco Stefano parlerà del Campobasso, poi un'analisi sulla giornata la faremo fare a Del Peschio e ci sono anche altre telefonate per Capuzzi del Casoli, tra poco. Bene, siamo rientrati in studio, rispondiamo a quel tifoso che chiedeva delle possibilità del Campobasso, possibilità di rimonta, crediamo, del Campobasso in questo campionato, Stefano. Campobasso ha le stesse possibilità di una squadra che è distanziata di 4 punti dalla capolista, avendo un calendario simile a quello della capolista. Quindi, ovviamente, dovendo dare in percentuale, attualmente io darei il 70 al Lanciano e il 30 al Campobasso, proprio in virtù di questa classifica che la vede avanti 4 punti. Poi dovranno essere bravi i molisani e meno bravi i lancianesi a travolgere queste percentuali, tutto qua. E per quanto riguarda il Sulmona, visto che Ranalli poi, perché dall'intuizione di Franco, approfitto per salutarlo, non ho citato il Sulmona perché mi interessava sapere il parere del copresidente del Casoli, quindi ho citato il Casoli, è ovvio che la classifica, cioè tralasciare il Sulmona sarebbe da stupidi, insomma, spero di non esserlo, perché è avanti al Casoli, quindi era un dato di fatto sul quale non ho nulla da dire, e saluto Ranalli se era lui a bene, sottolineare. Con Del Peschi invece andiamo ad analizzare la giornata di oggi, secondo te risultati a sorpresa ce ne sono stati? Beh, allora, la Tessa Penne, vabbè, rinviata. Caso del Patriatico, penso che la vittoria ci sta tutta. Guardia Grele e Nereto, questa è stata una sconfitta molto brutta per il Guardia Grele in casa, con uno scontro diretto è brutto. Notaresco Celano, questo era il big match, è finita un pareggio. Pianella Lauretum, questa è stata una mezza sorpresa perché Lauretum non segna tanto. Però ci sta, ci può stare. E Pineto Castelnuovo, vabbè, ho vinto il Castelnuovo, questa è un'altra sorpresa, fuori casa, è difficile, Di Biagio segna sempre. E vabbè, e Provasto ha vinto, quindi il resto tutto normale. Sulmona ha vinto, vabbè, il resto. Bene, della situazione del Guardia Grele avevo chiesto a Stefano, ma in breve, perché piuttosto tardi. Bene, la situazione con la Riga è quella solita, purtroppo continua a non segnare e si sa che quando non si segna, ben che vada, finisce 0-0 la partita. Questa è una partita da vincere a tutti i costi, non si è nemmeno pareggiato. In questo caso il pareggio comunque sarebbe stato un risultato, è ovvio che l'ideale è vincere. Sarebbe stato anche un pareggio prezioso perché avrebbe evitato al Nereto, che era, come diceva Del Peschio, Edoardo Del Peschio, era una diretta concorrente, avrebbe evitato appunto questo allungo. E vedendo la classifica, se finisse oggi il campionato del CND con 4 retrocessioni purtroppo di 4 squadre abruzzesi, retrocedendo le ultime 5 il campionato, se tu vedi la classifica, le ultime 5 adesso c'è un piccolo solco, così come c'è tra le prime 3 e il resto, tra le ultime 5 e la sest'ultima che è il Nereto, che è salita a quota 30. Ed è una situazione brutta perché con le notizie pessime che arrivano dal CND, se si comincia a creare un solco anche tra le ultime 5 e le altre, si rischia di dover vedere anzitempo finire il campionato prima ancora della fine. E torniamo alle telefonate, per Capuzzi un tifoso chiede quali sono le prospettive per il futuro e se hanno intenzione di fare un nuovo acquisto. Inoltre anche questo tifoso dice il campo è vergognoso, non è forse il caso di giocare altrove. E il presidente del Cappelle di Berardino vuole complimentarsi con Capuzzi per i risultati ottenuti in campionato. Tra l'altro, tra parentesi, Cappelle, prossimo avversario del Casoli. Sì, sì. Partiamo proprio dall'ultima domanda, diciamo, parte del ringraziamento del presidente. Domenica andiamo a giocare a Cappelle e spero di fare una grossa prestazione, sia noi che loro, di offrire un buon calcio, perché quest'anno sono due squadre, diciamo, come dicevo pure prima del Cappelle, due squadre che si sono rilevate, che all'inizio non erano favorite per questa classifica, però sono riusciti a giocare un bel calcio, speriamo di rivederlo anche domenica a Cappelle.
Poi l'altra domanda era sul fatto del campo, ne abbiamo parlato prima, quindi è inutile tornarci. Speriamo che l'amministrazione si decida a darci una mano, perché veramente, come dice quel tifoso, è vergognoso. E poi ci stava la domanda sul fatto di qualche acquisto ancora. Sì. E noi per adesso intanto finiamo a fare questo bel campionato. Domani sera abbiamo una riunione importantissima in società proprio per parlare del futuro, perché di solito i programmi si fanno da questo periodo. Poi casomai vediamo, con la riconferma del mister Di Florio, la società è intenzionata, senza neanche discuterlo, diciamo, a chiedergli la conferma. Penso che lui sia d'accordo, speriamo bene, perché ripeto, si è dimostrato veramente un grande allenatore, perché nel pallone quello che contano sono i fatti, e lui con i fatti ha dimostrato di che pasta è fatta. E per il fatto del nuovo acquisto vedremo, chiaramente si parte sempre con l'intenzione di rinforzare la squadra, però la squadra già è buona di per sé, speriamo di non perdere qualche pezzo che abbiamo, che non è di nostra proprietà, perché di giocatori bravi ne abbiamo diversi, non so, tipo Perrucci, tipo Mauro, Danilo Condendo, questi sono giocatori che i cartellini non sono nostri, e noi cercheremo anche di confermare questi qua. Poi un'altra telefonata, sempre per Capuzzi, un piccolo tifoso del Casoli poneva l'attenzione sul giocatore Rullo, sostenendo che quando è entrato lui in campo la partita ha cambiato volto. Sì, sì, questo me l'ha fatto già lui al campo, sta domanda, il figlio di un nostro dirigente, e mi ha detto: questo Rullo non deve giocare più spesso. In effetti oggi è stata una scelta felice del mister di far entrare sto ragazzo, che è la seconda volta che entrò anche col Pianella a pochi minuti dal termine e risolse la partita. Però di giocatori bravi e giovani ce ne sono tanti, e cito anche Vincenzo Testa, che se ne parlava tanto all'inizio. Io ci continuo a credere, la società ci crede, purtroppo quest'anno ha avuto qualche problema, però domenica scorsa il primo tempo ha giocato a Mondori, ha giocato pure bene. Questa settimana è stato malato, ma speriamo che dopo che queste feste pasquali, diciamo, si possa allenare e ritornare a fare i gol, perché lui per me è nato per fare i gol. Bene, prego i nostri ospiti di rimanere ancora un po' con noi, perché sicuramente ci saranno altre telefonate, e andiamo a parlare di promozione Girone A, 12ª giornata di ritorno. Atletico Nepezzano San Nicolò 2-2, Casoli di Atri Alto Tordino 1-0, Colonia Spiaggia Pescina 2-0, Insula Montereale 1-1, San Benedetto di Marsi Rosetana 1-1, Tagliacozzo Bellante 0-0, Toranese Amiternum 1-0, Tortoreto Paganica 7-2. Vediamo la nuova classifica. Il Montereale è al comando con 53 punti, San Benedetto di Marsi 49, Rosetana e Tortoreto 47, Tagliacozzo e Colonia Spiaggia 45, Alto Tordino 40, Bellante 35, Amiternum 34, Pescina e Atletico Nepezzano 32, San Nicolò Insula 29, Toranese 27, Paganica e Casoli di Atri 19. Bene, grande equilibrio come sempre in questo girone. C'è un'inquadratura con faccione di Stefano. Diciamo, grande equilibrio in questo girone, con le prime della classe che pareggiano: il Montereale sul terreno dell'Insula, il San Benedetto di Marsi con la Rosetana in casa, appunto la Rosetana che si fa agguantare dal Tortoreto, ed è proprio la squadra di mister Valà che guadagna qualcosa sulle dirette rivali, rifilando ben 7 reti alla Paganica. Stefano. Sì, la lingua l'ho cacciata alla regia, non agli spettatori, sì. Non vorrei attivarmi ulteriori critiche. Niente, questa è una giornata, a 3 giornate dalla fine si può iniziare a fare un discorso con maggiori cognizioni di causa. La capolista non è riuscita a vincere, però praticamente avendo fatto altrettanto, essendosi concluso il match clou sull'1-1, anche il match clou tra San Benedetto e Rosetana, in pratica è una giornata comunque pro Montereale. Questo girone ricorda molto da vicino il girone D del CND, nel quale sembra che le capoliste facciano a gara nel complicarsi la vita. Fortuna vuole che il Montereale comunque a questi ultimi passi falsi, perché nelle ultime settimane non sta avendo, diciamo, una marcia particolarmente spedita, a questa, diciamo, sua marcia non spedita sta facendo seguito anche altrettanto un comportamento analogo da parte delle inseguitrici. A questo punto, con 3 giornate dalla fine e credo 5 punti da recuperare per il San Benedetto, credo che adesso l'attenzione si sposti sulla conquista della seconda piazza, che se non retrocederanno, perché questo non si è detto, io me ne sono occupato in settimana, tra i danni che questo regolamento, che non riguardano solo l'eccellenza, l'eventuale retrocessione di 4 squadre,
Ma se dovessero retrocedere, come sempre, auguriamoci che non sia così, quattro squadre dalla CND all'eccellenza, non solo retrocederanno le ultime cinque dall'eccellenza in promozione, non ci saranno gli spareggi, ma non ci tra sarà, le seconde. Non ci sarà, primo, lo spareggio tra le seconde e soprattutto non ci sarà, e ci sarà uno spareggio tra le due quartultime, perché dovranno retrocedere dalla promozione alla prima categoria sette squadre. Quindi. Bene, rapidamente un'altra telefonata per Capuzzi, un tifoso della Provasto fa i complimenti al presidente del Casoli perché è stata Casoli l'unica squadra a mettere in difficoltà la Provasto, conferma? Sì, non so se siamo stati l'unica squadra, comunque se lo dice il tifoso, ma non solo, anche in campionato a casa la partita che perdemmo 4-3 e giocammo un grosso secondo tempo e in Coppa Italia abbiamo rischiato di passare il turno, ci siamo giocati la qualificazione a parte l'andata dove abbiamo fallito diverse occasioni. E poi al ritorno gli ultimi 5-6 minuti un paio di sostituzioni perché per infortunio, prima con Dendro, la ricordo benissimo la partita perché chiaramente ci tenevamo a passare il turno, prima con Dendro e poi Tondi, nei minuti finali la Provasto riuscì. Ma c'è una capitale perché sei stato un'epoca a battere la Provasto. Sì, 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 a caso, li abbiamo battuto, ma giocando una grossa partita. Comunque confermo quello che avevo detto prima, la Provasto è come se parliamo del Lanciano, è una grossa squadra, una squadra che è allenata da un allenatore che... Le parole che dicevo anche prima, mi ripeto, sta dimostrando con i fatti in un paio d'anni il valore, diciamo, tutto il suo valore, il valore della società, che è perché ripetersi per due anni consecutivi non è mai facile. Quantunque si comprano, non so, giocatori, nomi, per mantenere certi equilibri non è facile, quindi il merito va alla società e all'allenatore. Tra non molto andremo a Vasto, andremo per giocare la nostra onesta partita, speriamo per quel periodo il Vasto già è stata matematicamente, ha vinto matematicamente il campionato. Bene, rapidamente i marcatori di promozione Girone A in Atletico Nepezzano San Nicolò, i gol di Santarelli, D'Amore, Savini e Di Battista. Il Casoli di Atri vince grazie ad un gol di Mazzoni al 25esimo della ripresa. Vagnoli segna sul rigore e Florin per il Colonia Spiaggia. Sperandì al 25esimo del primo tempo porta in vantaggio il Montereale a Isola del Gran Sasso. L'Insula pareggia al 45esimo della ripresa con Leone. Tutti i gol nel primo tempo, nel big match tra San Benedetto e Rosetana, al quinto Di Federico porta in vantaggio la Rosetana, al quindicesimo l'ex capolista segna con Fosca. E poi manca il gol della Toranese realizzato al 25esimo della ripresa, i sette gol del Tortoreto oltre i due del Paganica, in vantaggio il Tortoreto con la Molinara al primo, al 30esimo pareggia De Sanctis, il Paganica passa addirittura in vantaggio con Santa Vicca, poi al 45esimo pareggia Vallese, nella ripresa i 5 gol ancora del Tortoreto, al quinto con Grossi, poi al nono Celi, al 32esimo La Molinara, al 35esimo Tartarelli e in chiusura Grossi, autore dunque di una doppietta. Rapidamente andiamo al campionato di promozione Girone B, 12esima di ritorno, Adriano Flacco Treville 2-0, Caldari Altinese 1-1, Folgore San Buceto San Salvo 1-1, Francavilla Ripa Teatina 2-1, Montesilvano Manoppello 2-1, Rocca Spinalvetti Scerni 2-1, Silvi Val di Sangro 0-4, Tollo Audax Palmoli 3-0, la nuova classifica. Al comando il Francavilla con 67 punti, Montesilvano 63, Treville 51, Manoppello 43, Silvi 42, Val di Sangro 41, Caldari 37, Folgore San Buceto 36, Tollo 35, Ripa Teatina 31, Adriano Flacco e Rocca Spinalvetti 30, San Salvo 26, Audax Palmoli 23, Scerni 21, Altinese 19 punti. Bene, prima di andare a vedere quello che è successo al comunale di Francavilla, al Valle Anzuca di Francavilla, un breve commento su questo girone, Stefano, che vede una lotta serrata per la testa tra Francavilla e Montesilvano, la distanza tra le due rimane invariate, perde definitivamente terreno il Treville, sconfitto a Pescara dall'Adriano Flacco. Sì, diciamo che Treville non mi stupisce il risultato, non tanto per il valore della squadra, ma quanto per il fatto che dopo i risultati della settimana scorsa, un pareggio, tra l'altro è encomiabile per la reazione che ha avuto questa squadra nel finale, contro il Francavilla, contro la capolista, però in pratica aveva dato definitivamente l'addio alle speranze di aggancio del secondo posto. Il Montesilvano sta andando fortissimo, diciamo il rammarico per i tifosi, suppongo, e per la società stessa, e che si è svegliato un po' tardi. Se avesse giocato con questa intensità e con questi risultati sin dall'inizio, probabilmente Francavilla avrebbe avuto più difficoltà nel raggiungere la promozione, che comunque, pur mancando tre gare alla fine, credo sia comunque quasi scontata.
dovrebbe comunque esserci un crollo, verificarsi un crollo in Francavilla, perché non ci dimentichiamo che gli scontri diretti sono finiti, quindi considerando che bene o male il calendario è simile per tutte e due le squadre, non dovrebbero avere grossi problemi. Credo che sia decisiva la domenica successiva alla ripresa della sosta, perché coda sono delle trasferte insidiose per tutte e due, se non sbaglio, con squadre che devono salvarsi. E in coda l'Altinese ormai quasi condannata. L'Altinese sì, è comunque tanto di cappello, perché comunque continua a onorare il calcio, nel senso che oggi è andata a prendere un punto in casa del Caldari, e la cosa vinceva tra l'altro 1-0, e mi stupisce questo più che altro nelle dimensioni del punteggio, perché poi la Val di Sangro con un giocatore come Giannico e comunque con una squadra con gli elementi che ha, ci stava che potesse vincere a Silvi. Mi stupisce questo 0-4 perché il Silvi era la quarta forza del girone, credo lo sia tuttora. Quindi bene, andiamo a vedere adesso le riprese di William Werner, il servizio di Filippo Costantino, ciò che è successo a Francavilla tra la capolista e il Ripateatina. Prima dello stop di Pasqua, la Domenica delle Palme ci offre un interessante Francavilla Ripateatina. Almeno due i fattori che depongono a favore dei padroni di casa: il maggior tasso tecnico e la necessità di non abbassare la guardia nei confronti di un Montesilvano che 7 giorni fa ha recuperato altri 2 punti sui giallorossi. Il Ripa a 31 punti non è ancora sicuro della salvezza, lo vedremo giocare infatti con il coltello tra i denti. Dopo 4 minuti subito una sostituzione nelle file del Villa, Cicolini non ce la fa e deve abbandonare il campo in favore di Di Giovanni. Il cambio porta fortuna ai padroni di casa, punizione di Salvatore, in aria cincischia un po' la difesa, ne approfitta di testa di Stanislao che mette dentro con il portiere colpevolmente fuori dai pali, subito Villa in vantaggio. 12esimo, la pioggia battente rende difficile il controllo della sfera, ma il Francavilla continua a premere, scambiano Gaspari e Baglieri, serie di finte del numero 9, sinistro forte ma centrale, respinge con i pugni Pantalone. 21esimo, per la resa ancora presto per gli ospiti, infatti sanno e possono rendersi pericolosi con Piras, cross insidioso, libera in extremis Pier Felice. 4 minuti dopo è ancora Piras a creare imbarazzo nella difesa giallorossa, il numero 11 si inventa un tiro cross che per poco non sorprende il giovane Flacco, oggi in campo per rispettare la regola dei 3,80, intanto gli uomini di Verratti crescono. 40esimo, i giallorossi rispondono ancora una volta con Di Stanislao, sinistro dal limite indirizzato sul secondo palo, deve distendersi Pantalone. Viene fuori il bel tempo, ma i giocatori entrano negli spogliatoi per la fine dei primi 45 minuti. Stessi uomini in campo nel secondo tempo. I teatini sembrano aver preso coraggio, presidiano bene il centrocampo e la manovra è più fluida. E al 10° arriva il meritato gol del pareggio, lo sigla Caporale con un bel sinistro a fil di palo. Mancano purtroppo le immagini, ce ne scusiamo. Siamo 1-1. Ma i guai non sono finiti per il Villa. 3 minuti dopo, infatti, sempre Caporale, lanciato a rete, costringe Flacco ad intervenire fuori area con le mani. Immediata l'espulsione. Deve entrare Ronchi al posto di Stanislao, ma il resto della partita è da giocare in 10. 19esimo, cambiano ancora le cose in una partita divenuta infuocata in campo e sugli spalti. Baglieri protegge palla e serve uno splendido pallone al suo capitano. L'uscita disperata di Pantalone non serve a nulla sul tocco delizioso di Ciannavei. 2-1, Francavilla di nuovo in vantaggio. Al 22esimo si ristabilisce la parità numerica, viene espulso proprio l'autore del gol, Caporale, per proteste. Il gioco resta fermo per alcuni minuti a causa di un infortunio capitato a Ronchi. Per fortuna il portiere si riprende, il Francavilla rischiava di rimanere anche senza il secondo. 32esimo, contropiede pericolosissimo del Ripa, Di Cecco fa un buon lavoro, poi serve Piras in area, il tiro insidiosissimo si supera Ronchi nella circostanza. 35esimo, ancora Ronchi protagonista, punizione per gli ospiti, Di Cecco mette in mezzo, gira di testa Pantalone, pronto il riflesso dell'estremo di casa. L'azione prosegue ma riesce a liberare in qualche modo la difesa del Villa. 7 lunghi minuti di recupero non sono bastati agli ospiti per agguantare un pareggio che sarebbe stato senz'altro meritato. Mister Verratti può essere soddisfatto, almeno per il gioco. Il Francavilla porta a casa 3 punti, tanto sofferti quanto preziosi, in vista di un finale di campionato ancora tutto da decidere. Da Francavilla per Telemax, Filippo Costantino. All'immagine abbiamo visto un Ripateatina piuttosto volenteroso e forse al limite un pareggio, almeno dalle immagini, era il risultato più giusto. Magari poi nel campo si è visto diversamente, ma dalle azioni, Franco. Sì, vedendo le immagini c'è stata una grossa prestazione e non è nuovo di questi ultimi tempi da parte del Ripateatina. E quando prima parlava Stefano, diciamo, sul fatto che il Francavilla poteva solo, dopo la giornata di oggi sì, però io pensavo che
che oggi il Montesilvano poteva prendere qualche punto proprio perché il Francavilla incontrava questa squadra che ha fatto passare i guai pure al Montesilvano, e che da quando c'è stato, diciamo, l'avvento di Verratti, con qualche acquisto, c'hanno pure un ragazzo di caso, un Colanzi che saluto caramente, la squadra sta giocando veramente bene. Vedendo le immagini ha giocato una grossa partita e il pareggio lo meritava. In rapida sequenza i marcatori di giornata, poi vedremo le interviste a Paciarella, tecnico del Francavilla, e a Pizzica, presidente del Ripateatina. In gol dell'Adriano Flacco con il Treville nella ripresa, di Sacchini al 32esimo e di Domenico al 45esimo. L'Altinese vinceva 1-0 al termine del primo tempo con il Caldari, gol di Picciotti al 45esimo. Da segnalare che l'Altinese ha fallito anche un calcio di rigore con Di Donato. Pareggio nella ripresa con Iezzi al 20esimo. Campana per la Folgore porta in vantaggio la sua squadra al 41esimo del primo tempo, il San Salvo pareggia con San Brotta al 19esimo della ripresa. I gol di Francavilla Ripateatina li abbiamo visti, di Stanislao Caporale Cianavei. Per quanto riguarda la vice capolista Montesilvano, vince sul terreno proprio con il Manoppello, gol di Ciampoli all'8esimo e Landolfo al 33esimo. Nella ripresa accorcia le distanze per il Manoppello di Renzo al 41esimo. Il Rocca Spinalveti sul neutro di Gissi vince 2-1 lo scontro salvezza con lo Scerni, che era passata a condurre con Di Silvia all'8esimo, pareggio di Ranni al 10esimo e gol di Marzocchetti al 40esimo. La Val di Sangro con un poker di reti espugna il terreno di Silvi, tripletta di Giannico che segna al 5esimo e al 12esimo del primo tempo e alla mezz'ora della ripresa, terza rete di Di Cintio al 10esimo. Infine il tollo di mister Marangi, nostro ospite domenica scorsa, vince 3-0 con la sua ex squadra, l'Audax Palmori, nel primo tempo al 35esimo Nardinocchi, nella ripresa al 10esimo Fabrizio Paolucci e al 45esimo ancora Nardinocchi. Adesso vediamo le interviste di Francavilla Ripateatina. Ripateatina, presidente, abbiamo visto una bellissima squadra qui su un campo difficile come quello del Francavilla. Abbiamo parlato con mister Verratti, soddisfatto del gioco, l'unica cosa è il risultato. Beh, senz'altro siamo molto soddisfatti della prestazione della nostra squadra, calcolando anche oggi l'assenza di tre punti cardini della nostra squadra, mancavano tre persone molto importanti. Comunque i ragazzi, i sostituti, hanno dato il massimo, hanno giocato, veramente devo dire che la nostra squadra sta giocando così dall'inizio del girone di ritorno, infatti abbiamo fatto un bel girone di ritorno e quindi pensiamo di proseguire appunto le ultime queste tre partite sempre su questa lunghezza d'onda. Di queste tre partite ce ne sono due casalinghe piuttosto importanti, con la Flacco ci sembra e con l'Altinese importante in chiave salvezza, comunque favorevoli a questo punto. Beh, sì, se continuiamo a giocare sempre con questa grinta e questa determinazione pensiamo di non avere problemi per la salvezza, però dobbiamo sempre continuare su questa linea, ecco. Mister Paciarella, tre punti tanto sofferti quanto importanti in vista del finale di campionato, però abbiamo visto una formazione un po' imballata sia nel primo che nel secondo tempo, almeno a tratti siete venuti fuori. Beh sì, oggi il campo era anche un po' pesante, per cui il controllo della palla con l'erba viscida risultava un po' difficoltoso. È chiaro che in questo punto della stagione un po' di fatica si comincia a sentire, per cui adesso questa pausa è opportuna per noi, così cerchiamo di recuperare un po' le forze. Comunque l'importante era vincere, con un po' di difficoltà abbiamo vinto, anche se gli avversari che ci incontrano danno sempre il massimo, così come ha fatto oggi il RIB. Giustamente dico io, però contro di noi è chiaro che ultimamente tutte le squadre cercano di fare belle figure. Per cui... Nessuna paura di vincere in chiave finale del campionato, magari arrivati sulla linea del traguardo sia quella paura di vincere che può prendere certe squadre? No, quello lo escludo assolutamente, guarda. È stato solo, secondo me, questo non c'entra nulla, noi non siamo una squadra ansiosa, per cui io fino adesso ho sempre trasmesso molta tranquillità, anche se nella tranquillità dobbiamo essere sempre concentratissimi e decisi a giocarcela sempre. Questo problema qua assolutamente non lo viviamo e cercherò in tutti i modi che non avvenga nei giocatori. Passiamo adesso alla prima categoria, girone B. Questi risultati dell'undicesima di ritorno: Castelfrentano Virtus Cupello 1-0, Fara San Martino Faresina 1-0, Monte Dorisio Villanova 2-3, Paglieta Liscia 4-2, PGS Calciovasto Tornareccio 1-1, Robur Castiglione Palombaro 4-1, Spallanciano Fossacesia 5-0,
Trigno Celenza Casalbordino 2-1. Vediamo la nuova classifica. Al comando la Spallanciano con 62 punti, Fara San Martino 56, la sua più diretta antagonista a questo punto, visto che il Casalbordino si ferma a 53, Tornareccio 46, Trigno Celenza 45, Paglieta 39, Virtus Cupello 36, PGS 35, Liscia 31, Fossa Cesia 29, Palombaro e Villanova insieme alla Robur 26, Castelfrentano 24, Faresina 22, Monte Odorisio 13 punti. E passiamo ai marcatori. Per il Castelfrentano segna Pasquini, per il Fara San Martino Cavaliere, per il Villanova due gol di Matteo, un gol di De Dominicis, ci mancano quelli del fanalino di coda Monte Odorisio, per il Paglieta Cericola due gol, Marchetti e Cianci una rete a testa, Massa segna per la PGS, Massa e per il Tornareccio, Bottari per la PGS Calciovasto. Di Palma segna due gol nella Robur, poi un gol per Zullo e Di Domenica. Nei 5 gol della capolista Spallanciano, 2 gol per Annibale, 1 a testa per Dali Carnasso, Fischio e Di Florio. E infine il Trigno Celenza che vince con il Casalbordino grazie alle reti di Pollace e Felice per il Casalbordino Santini. Passiamo adesso ad alcuni consigli pubblicitari e poi prima categoria Girone C, tra poco. Bene, siamo rientrati in studio e parliamo di prima categoria Girone C, undicesima giornata di ritorno, Arielli Torrevecchia 2-3, Atletico Colli Alanno 1-2, Colle Corvino Miglianico 2-1, è la sorpresa della giornata, il match clou della giornata, Montupoli sul Priziana 5-0, Prodelta Tiburfuoco 2-3, River Adriano Flacco 1-0, Rosciana Rabona 1-3, Vestina Penne Bucchianico 4-2, la classifica, al comando il Miglianico con 57 punti, ma si avvicina pericolosamente il Colle Corvino a quota 55, Vestina 47, Rabona 43, Rosciano e River 42, Torrevecchia 41, Alanno 39, Adriano Flacco 34, Montupoli 30, Bucchianico 28, Arielli 26, Tiburfuoco 25, Atletico Colli 24, Prodelta 18, Sulpriziana 17. Rapidamente i marcatori, doppietta di Altieri per l'Arielli, Vanni e la Monaca, due gol per il Torrevecchia, Temellin per l'Atletico Colli, Di Fiore, Di Marsili per l'Alanno, Buccella e Durante sul rigore per il Colle Corvino, Di Giovanni per il Miglianico. Poi i 5 gol del Montupoli, 2 gol di Gianfranco Giampietro, 2 gol di Antonio Fusilli e un gol di Andrea Giampietro per il Prodelta nel derby con la Tiburfuoco, Di Francesco e Di Pace per la Tiburfuoco che vince questo derby, Di Giosafatte, Gian Marinaro e Fabiano. Ricciuti segna per il River, dovrebbe essere un'autorete se non mi hanno scritto male, Di Tommaso per il Rosciano, doppietta di Pagliari, gol di Pomponio per la Rabona, ci mancano quelli di Vestina e Bucchianico. Andiamo con la seconda categoria Girone D, Caporosso Vacri 0-4, Ferentum Casa Canditella 4-0, Guastameroli farà 91-0, Maiella 84, Canosa Sannita 1-1, Real Francavilla Crecchio 1-5, Sant'Eusanio Orsogna 0-2, Villa San Vincenzo Poggio Fiorito 2-2, Villa Magna Nino Cerullo 0-6, la classifica Orsogna 59, Nino Cerullo 57 insieme al Vacri, Crecchio e Ferentum 50, Canosa Sannita 39, Villa San Vincenzo 35, Casa Canditella 34, Villa Magna 32, Maiella 84 31, Real Francavilla 30, Caporosso 28, Fara 90 e Guastameroli 25, Poggio Fiorito 21, Sant'Eusanio 1 punto. Rapidamente anche i marcatori, Paciocco, Angelucci, Salvati e Cellini per il Vacri, Romagnoli per il Guastameroli, Antonio Monaco e Francesco Cardinale rispettivamente per Canosa Sannita e Maiella 84, Lorito per il Real Francavilla, Montarelli, Mirretta, autorete di De Medio, Chieregate e Montarelli ancora per il Crecchio, Sarchese e Corvettiero per l'Orsogna, tra l'altro il capocannoniere del girone Dragani ha sbagliato un calcio di rigore. De Luca e Tanzano per il Villa San Vincenzo, Campagne e D'Attanasio per il Poggio Fiorito, dovrebbe essere Canzano comunque per il Villa San Vincenzo. Poi tripletta di Miccoli, doppietta di Nunziato e gol di Linfozzi per la Nino Cerullo che spugna il terreno del Villa Magna. Di questi gironi di prima e seconda ne parleremo domani nel corso di calcio e dintorni, ma volevo leggervi un comunicato stampa inviatoci prima della trasmissione da Giuseppe D'Angelo, presidente del Casa Canditella Calcio,
il quale ci riferisce in relazione all'incontro di calcio disputatosi il 27, quindi ieri, a Francavilla al Mare tra Ferentum e Casa Canditella, si tiene a precisare che il sottoscritto, quindi Giuseppe D'Angelo, ha fatto uscire al 20° del secondo tempo tutti i propri calciatori dal terreno di gioco esclusivamente per salvaguardare l'incolumità fisica degli stessi, in quanto il signor Santoro Luca, arbitro della partita, non era capace di far continuare l'incontro su binari di correttezza e lealtà sportiva. Anzi, con la sua incapacità comprometteva l'incontro degenerato in rissa. Pertanto il sottoscritto, consapevole delle censure e delle conseguenze cui sarebbe andato incontro, ha deciso per l'incolumità dei propri tesserati di ritirare la squadra. Questa decisione naturalmente avrà degli strascici anche dal punto di vista disciplinare. E andiamo adesso al campionato di seconda categoria Girone F, 11ª giornata di ritorno, Bomba San Giovanese 5-1, Fossa Cesia 90 Gissi 3-1, Mare Turdotto Torricella Peligna 2-3, San Vito Torino di Sangro, era il match clou della giornata ma anche dell'intero campionato, vince il San Vito 1-0, Taranta Peligna Perano 3-2, Torre Bruna San Salvo Marina 5-1, Valsinello Gissi Civita Luparella 6-0, Villa Santa Maria Marina Calcio 2-2. La nuova classifica, San Vito 83-67, Torre Bruna 60, Torino di Sangro 59, Villa Santa Maria 55, Mario Turdò 52, Valsinello Gissi 51, Perano 44, Gissi 40, Bomba 33, Torricella Peligna 23, San Giovanese, Marina Calcio e San Salvo Marina 21, Taranta Peligna, Fossa Cesia 90-16, Civita Luparella 12 punti. I marcatori Mastrangelo 2 gol, Alterio 2 gol e Di Santo per il Bomba, Grosso per la San Giovannese, 2 gol di Castracane nel Fossa Cesia 90, ci mancano le altre segnature, poi abbiamo 3 gol di Piccone nel Torricella Peligna, il gol di Lanci che permette al San Vito di consolidare il primato in classifica proprio ai danni dei diretti rivali del Torino di Sangro, Piccone, un altro Piccone segna nel Taranta Peligna, Spinelli e Lannutti nel Perano, doppietta di Di Pardo, gol di Denini, Schioldin e De Lattanzio per il Torre Bruna, Gattella per il San Salvo Marina, poi ci mancano i 6 gol del Valsinello Gissi e i 2 gol ciascuno di Villa Santa Maria e Marina Calcio. Ma prima delle battute finali dei nostri ospiti, prima anche della terza categoria, l'ultima fascia pubblicitaria su E-Gol. Siamo alla parte conclusiva della nostra trasmissione, andiamo con i risultati della terza categoria, Gironi A e B Chietini. Iniziamo dal Girone A, 22ª giornata, Amatori a Tessa, Amatori Tollo 1-6, Blob Casa Canditella, Vis Rocca San Giovanni 7-1, Gesso Palena Treglio 2-2, Palena Virtus Lanciano non disputata perché non si è presentata la squadra della Virtus, quindi presumibile, quasi certo, il 2-0 a tavolino al Palena. Difatti nella classifica abbiamo già dato 3 punti al Palena. Rapino Lama dei Peligni 3-1, Vallevo 96, Badia 84, 9-0. Riposava il Farafilorum Petri. E andiamo con la classifica. Treglio 48, Palena 47, Rapino 45, Vallevo 44, Lama dei Peligni 34, Amatori Tollo 30, Vis Rocca San Giovanni 27, Farafilorum Petri 22, Gesso Palena 21, Amatori a Tessa 20, Blob Casa Canditella 15, Badia 84 e Virtus Lanciano 11 punti. Probabilmente la Virtus Lanciano avrà un altro punto di penalizzazione e andrà a 10. Ma staremo a vedere le decisioni del giudice sportivo in settimana. Terza categoria Girone B, 22ª giornata anche in questo caso, Carpineto Sinello Guilmi 1-2, Castiglione di Pizzoferrato Fraine Calcio 6-0, Palmoli 94, Castelguardia 0-6, Robur Castiglione, Estonia 90, 2-3, Sambonese Pizzoferrato 2-3, Virtus Tufillo, Dogliola 5-2, riposava il Montazzoli, la nuova classifica, Carpineto Sinelle Guilmi 51, Dogliola 45, Castiglione di Pizzoferrato 34, Estonia 90 33, Castelguardia 32, Pizzoferrato che ha una gara in meno 31, Montazzoli 28, Virtus Tufillo 26, Robur Castiglione 16, Fraine e Palmoli 15, Fraine una gara in meno, Sambonese 14, Bar Sport San Buono ritirato dal campionato. E siamo ai saluti finali dei nostri ospiti, prima di passare a Franco Capuzzi, brevemente il risultato della Colavita BLS Lanciano che ha interrotto il buon momento che la scorsa settimana aveva visto la squadra lancianese tra le mura amiche del Santa Rita spegnere efficacemente le velleità del Trevi. Questa volta il sestetto di Daniele Litterio è stato sconfitto a Roma dalla squadra CSC
Casal dei Pazzi con il punteggio di 3-1 con i parziali 11-15, 15-11, 15-5, 16-14 rispettivamente in 22, 27, 22 e 30 minuti. Di questo ne parleremo anche domani nel corso di Calcio d'Intorni alle 21, ma adesso iniziamo con i saluti finali. Franco Capuzzi, co-presidente del Casoli. Allora, niente, come di consueto io ringrazio a voi per l'ospitalità datoci e poi di saluti ce ne sono diversi da fare. E saluto innanzitutto tutti i miei collaboratori, a partire dal co-presidente Di Carlo e l'altro co-presidente, nonché presidente del settore giovanile Verratti, e in più tutti gli altri dirigenti, che siamo una ventina, e più diciamo, ecco, un saluto particolare ai dirigenti storici, che ne sono 4-5 che sono partiti insieme a noi, insieme a me e a Di Carlo 4 anni fa in questa bellissima avventura. Poi un saluto particolare all'ex capitano nostro, e quest'anno con le mansioni di direttore sportivo, che poi purtroppo per un grave infortunio che ha avuto non ha potuto svolgere in pieno. Adesso gli dico dai forza Mario, perché il brutto è passato, quindi a tutti loro e a tutti i giocatori, a partire dalla prima squadra fino a tutto il nostro settore giovanile, fino agli esordienti, e compreso anche quelli della scuola calcio, che è un piacere un pomeriggio andare a campo e vedere tutti questi ragazzi che si allenano, si preparano per un futuro diciamo ecco roseo e pieno di soddisfazioni. Un altro mezzo secondo a un giocatore, non me ne vogliono gli altri perché chiaramente loro tutti sanno che io sono legato a tutti e voglio bene a tutti, però volevo spendere una parola per un giocatore che la società ha rivoluto quest'anno fortemente a Casoli, è Ruggero Di Cencio, che come ben sapete stava da testa. Sì. È tornato a Casoli e per me vederlo in campo è vedere ancora un ragazzino. Io sono sicuro che ancora per qualche anno, non voglio dire per tanti anni, perché, ma per qualche anno calcherà ancora i campi di calcio con quella sua forza e quella sua professionalità che nel campo dilettantistico non è facile trovare. Grazie a tutti. Bene, grazie a Franco Capuzzi. Passiamo ad Edoardo Del Peschio, portiere del Casoli. Allora, vorrei fare un saluto particolare a due persone che proprio ci tengo tanto, sono Gino Ranieri, preparatore dei portieri del Casoli, che viene poche volte nominato, e a Franco Forlani, il nostro custode, che non ci fa mancare mai niente. Che salutiamo anche noi, simpatico Forlani. E purtroppo oggi aveva, dopo tanti anni, oggi ha avuto un po' di influenza e mancava al campo. Chiaramente la sua assenza, per la sua esperienza e la sua bravura si fa sentire. Bene, chiudiamo con Stefano De Cristofaro, direttore di Calcio Abruzzo e Volley, perché il titolo esatto è questo. Io semplicemente mi associo quindi ai saluti fatti dalle persone che mi hanno preceduto e volevo estenderli a tutti i telespettatori, a chi mi conosce, volevo fare gli auguri di buona Pasqua, visto che noi saremo in onda, presumo, insomma, a meno che il direttore non voglia lavorare anche il giorno di Pasqua, no, ma visto che ci sono c'è la sosta pasquale, quindi ci sentiremo dopo le festività pasquali, mi auguro che siano trascorse al meglio anche dalle squadre, dai giocatori, soprattutto da quelle abruzzesi e quelle che rischiano di retrocedere, quindi facciamo questi auguri. E per quanto riguarda visto che citavi il giornale, noi pure andremo tra virgolette in vacanza, nel senso che saremo in edicola il 10 aprile prossimo con la ripresa dell'attività. Bene, noi saluti ce li faremo domani sera nell'ultima puntata, nell'ultima trasmissione sportiva prepasquale. Con Gol torneremo fra due domeniche, così come con Anteprima Sport non saremo in onda venerdì ma l'altro. E adesso vi lascio alla telecronaca di Lanciano Anagni tra qualche minuto. Rimanete ancora con noi, grazie per averci scelti e buon proseguimento di serata.